siamo ben lieti di essere il main sponsor della Poderosa. L'abbiamo fatto, l'abbiamo deciso di farlo qualche anno fa come operazione di, diciamo, di marketing, come operazione di branding per il nostro, diciamo, marchio principale. L'abbiamo fatto anche per il territorio, per essere vicini, essendo comunque siamo teranaresi, è un'operazione che a nostro avviso andava fatta. E che altro? Siamo ben lieti comunque sì di continuare questa collaborazione, perché con, soprattutto con la famiglia Bigioni, perché reputiamo siano degli imprenditori seri, reputiamo che la squadra perlomeno fino adesso è stata gestita nel migliore dei modi, con dei risultati a mio avviso e credo anche insomma dei tifosi con dei risultati eccellenti, quindi che altro? Auguro il meglio per la Poderosa, auguro chiaramente il meglio per XL Extralight come mio sponsor. E rinnovo il benvenuto a Stefano, che sicuramente porterà un grande contributo a questa squadra. Sarò breve, sono molto contento, io ho seguito la squadra fin dall'anno scorso e i risultati di quest'anno sono veramente, veramente spaventosi, quindi sono fiero di fare il progetto di questa società e di mostrare il mio talento al meglio possibile in questo ambiente. La città di Montegranaro non l'ho ancora conosciuto per bene, mi sembra una città tranquilla, piccola, è proprio quello che potrebbe servire a un giocatore, tanto la palestra è a 20 metri da casa e sia il palazzetto, quindi sono contentissimo per questo. Vado d'accordo con Corsin dal primo momento, la mia forza, come ho detto a lui, è quella della flessibilità di coprire più ruoli. Cioè, ovviamente il lavoro che ho non è facile, è anche la prima volta che faccio una cosa del genere, di cambiare squadra a metà campionato, quindi mi auguro di avere anche l'aiuto dello staff, dei compagni che ho conosciuto e fino ad ora vado d'accordo.